Il forte maltempo ha condizionato la giornata di oggi per le ricerche dei quattro dispersi sul Monte Velino. Nel pomeriggio qui a Forme anche una conferenza stampa congiunta da parte dei soccorritori. Le ricerche andranno avanti nei prossimi giorni, non si fermeranno. Domani arriveranno anche delle nuove strumentazioni. Di questo e di quanto emerso nella conferenza stampa di oggi ne abbiamo parlato con Daniele Perilli, che è il capo del soccorso alpino abruzzese. Ascoltiamolo. Viste le condizioni meteo, avete bonificato un'area più bassa? Certo, questa mattina, ancora oggi, ancora adesso le condizioni meteo sono brutte, sono pessime anzi direi, però abbiamo approfittato di bonificare tutta la parte bassa della valle, che comunque era già stata controllata, però per ulteriori conferme abbiamo bonificato tutta la parte bassa, abbiamo bonificato dei capanni, dei rifugi, delle grotte che erano in loco, anche per avere una sicurezza che non ci siano situazioni che noi non, di cui non eravamo a conoscenza, chiaramente. Esito negativo. Esito negativo, chiaramente. La situazione in quota, cosa avete trovato in questi giorni? La situazione in quota, c'era un terreno estremo, in quanto c'erano tantissimi accumuli di neve sulle creste, e fatto sta che noi martedì mattina abbiamo fatto intervenire un elicottero dalla Val d'Aosta, del soccorso alpino, con degli specialisti nostri che hanno bonificato l'area con delle microcariche, e questo ha permesso ai nostri volontari, a polizia, guardia di finanza, tutti gli operatori di lavorare in sicurezza, che è una cosa molto importante, chiaramente. In conferenza avete detto che andrete avanti per trovare i quattro alpinisti, quindi non c'è il rischio al momento dell'interruzione dei soccorsi? Assolutamente no, perché la nostra missione è trovare queste persone, chiaramente, quindi per noi non c'è un problema di dire domani finiamo. Il nostro obiettivo è trovare le persone. Con il battipista che arriverà direttamente da Ovindoli, cosa cercate? Con il battipista servirà praticamente per abbassare il livello della neve, perché in alcuni punti ci sono circa 9 metri di neve, chiaramente è difficile sondare, quindi col battipista si sonda prima, viene spostato uno strato di neve, con questa tecnica si abbassa il livello della neve con la speranza di arrivare di trovare chi stiamo cercando. Arriverà anche un elicottero particolare? Arriverà un elicottero sulla cui pancia sarà montato questo recco, che serve, come dicevo prima, per trovare se ci sono oggetti di metallo sotto il manto nevoso. Perché fin dal primo giorno vi siete concentrati lì in quota sul Monte Velino per bonificare quell'area e cercare lì quattro dispersi? Che tracce avete trovato? Il primo indizio importante è stata la macchina all'inizio della valle, e quindi già quello è il primo indizio più importante. Poi la notte i primi soccorritori, i ragazzi del soccorso alpino che sono andati su, hanno trovato delle tracce che andavano su per la valle, chiaramente. Parte del NEC, degli elicotteri.